Buongiorno ragazzi, lunedì 16 marzo, ore 8:41, sono Giacomo e diventerò milionario in 8 anni. Episodio 154, questa landa desolata che percorro per andare al lavoro, essendo i trasporti permessi solo per attività lavorative, non trovo auto che vanno in giro a spasso, bensì trovo solo furgoni e camion, quindi nonostante non ci sia traffico sono ugualmente in coda a 50 all'ora dietro a 1, 2, 3 camion e un furgone, quindi yuhu, che figata, dai 53 all'ora fatto, dai. È arrivato il genio che supera tutti, attenzione il genio che rischia il frontale, il coglione, madonna. Va bene, dai, tornando a noi, come è andato il weekend? Io sono riuscito a scrivere l'articolo di fine, il secondo articolo della settimana e il primo articolo di questa settimana, che è l'investire col portafoglio 4 stagioni e vedere come si comporta questo portafoglio in momenti di crisi. Se non so se avete ancora già letto il post, altrimenti vi invito a farlo, perché emerge che sono uno stronzo, perché l'anno scorso, aprile, ho fatto questo portafoglio simulato con Just ETF, con gli ETF di Fineco, e ho fatto tutto l'articolo, tutte le percentuali, eccetera, eccetera, impostato, andato bene. Oggi, ieri sera, sono andato a scrivere l'articolo di aggiornamento, vado nell'articolo vecchio, guardo un po', lo rileggo, e qualcosa non mi torna. Cosa non mi torna? Il fatto che ho invertito le percentuali dei bond a breve termine e a medio e lungo termine, mannaggia me, quindi il portafoglio l'ho rinominato nel sito un 4 stagioni reverse, perché cioè due quote sono invertite. In ogni caso, date le perdite che sto subendo anch'io nel mio portafoglio, nonostante sia stato iniziato il portafoglio reale di giro, nonostante l'abbia iniziato da poco, devo dire che le perdite subite sul portafoglio 4 stagioni di Ray Dalio sono state veramente ridotte, però per le cifre esatte vi chiedo di andare a leggere sul blog, di modo da poter avere i dati esatti, quindi andate a leggervelo, è il post più recente, quindi basta che arrivate nella home, cliccate sul primo post e siete a post. Dopo questo momento di ilarità, parliamo di come procedono i download del libro, visto che ieri era domenica e c'è stato l'aggiornamento numerico dei dati provenienti dal blog. Partiamo da quello che sicuramente più interessa, ovvero quanti download sta facendo il libro. Attualmente siamo a 3 download, ok? È una cifra assurda e assurdamente bassa, perché non capisco il motivo perché siano così pochi, e aspettate perché adesso vi farò ridere, e se non dar la colpa al fatto che per scaricarlo bisogna premere un bottone che si chiama compra ora, e quindi uno dice vabbè, ma se devo comprarmelo non è gratis, e in più perché uno deve comunque passare attraverso la procedura di checkout, quindi secondo me tutto questo limita. Non pensavo che limitasse così tanto in realtà, perché veramente c'è, cacchio, 3 download su una landing che secondo me è fatta tutto sommato bene, ma evidentemente no, cioè non facciamo parlare gli utenti dicono no, mi fa cagare questa landing page perché non lo scarico, però uno dice vabbè dai, ha pochissimi persone che vanno a leggerlo, ne avrà da un centinaio, su un centinaio 3 download sono una percentuale più che decente. Ok, e vi do ragione. Ieri l'altro, in realtà sabato, ho fatto partire una campagna Google Ads per appunto questa pagina, quindi per scaricare il libro, perché avevo gli 80 euro di credito che mi ero ricavato nei mesi scorsi, ne ho già parlato, e ho detto beh dai, basta, è ora di farlo partire, facciamo questa campagna e vediamo come va, perché cioè, deve andare una svolta questi download del libro. Fatto partire,
finora siamo a 562 visite alla pagina, ok? 562 visite alla pagina, zero download, ok? Questo è un dato che non dico allarmante, ma è proprio imbarazzante, quindi veramente è tutto, tutto da cambiare. Allora, ieri sera, preso da un, dopo aver scritto l'articolo, preso da un, da una voglia di fare, perché continuavo a dire vabbè, devo cambiare ma domani, devo cambiare ma domani, ieri sera ho detto vaffanculo, 500 visite, zero download, non esiste. Quindi cosa ho cambiato? Ho cambiato che adesso per riceverlo basta semplicemente iscriversi alla newsletter. Quindi se voi andate su qualsiasi parte del sito, del blog, con, che ha la forma di iscrizione alla newsletter, vi iscrivete e riceverete nella vostra mail il link per scaricare il libro, quindi tutto molto più semplice. E niente, ieri sera l'ho fatto e con oggi vediamo i risultati, perché veramente per un budget di 10 euro al giorno sono appunto a 560 e passa visite, zero download sono inconcepibili. Vediamo oggi se riesco a avere un po' più download. Certo che il tutto va paragonato anche al fatto che in questo periodo di crisi dell'Italia, quindi tutti magari pensano altro, non voglio di leggersi libri di questo tipo, però anche tutti devono stare a casa, quindi cacchio, qualcosa da fare dovranno trovarlo, un libro da leggere è una figata a mio modo di vedere, gratis ancora meglio, e quindi boh, non capisco. Anzi, se avete visitato la pagina, qualcuno di voi, ma non l'avete scaricato, per favore ditemi perché non l'avete fatto e se ci avete riflettuto un attimo, perché veramente è una cosa che mi serve proprio tanto tanto per capire come migliorare, o se avete suggerimenti o qualsiasi cosa, se mi mandate una mail o me lo comunicate in qualsiasi modo preferite, guarda, mi fate un favore che immenso, perché così sistemo, aggiusto la mira e vediamo i numeri crescere. A proposito di numeri, un altro numero che sta calando in maniera drastica sono gli introiti di Google AdSense, che erano arrivati a 6 centesimi fino a ieri pomeriggio, poi grazie alla campagna che sta portando un sacco di utenti ho preso un click da 43 centesimi, quindi sono arrivato a 49 centesimi nella settimana. Comunque anche questi dati stanno calando, non so cosa stia succedendo, non capisco. Ma sembra veramente che da quando ho smesso, tra l'altro ho fatto 2 giorni con 0 centesimi, sembra che da quando ho smesso di controllarli quotidianamente, non funzionino più, non capisco. E allora dovrò cercare di capire perché sì, c'è qualcosa che non va, non esiste che per uno scarica l'app e fa refresh e allora prende più soldi, quindi va capito anche questo, ragazzi, ma io non ho idea, non riesco a trovare nessuno che riesca a darmi dei chiarimenti su come funzionano sti maledetti Google AdSense. Quindi andiamo avanti a tentoni e a ragionamenti e cercheremo di capire cosa succede andando avanti. Chiudo con una riflessione, ovvero che in questo periodo, tipo ad esempio andando a piedi a buttare le immondizie, siccome le ho vicine, fortunatamente vado a piedi così prendo un po' d'aria, mi rendo conto che qualsiasi persona passi per strada o che incroci per strada in macchina mi viene voglia di salutarla, perché inconsciamente è come se io sapessi che quella persona condivide la mia stessa situazione, le mie stesse limitazioni, quindi siamo uniti in questo momento in tutto ciò, quindi è come se appunto condividessimo la stessa sorte, quindi quello che penso io bene o male lo pensa anche lui, quello che non posso fare io non lo può fare neanche lui, e le sensazioni che proviamo sono all'incirca quelle. Questo crea un'unione che va molto oltre il solito saluto che si fa quando si incrocia, perché infatti mi ha proprio ben voglia di dire ciao ciao, e poi magari lo guardi, cerchi di fargli un gesto in più per fargli capire, tipo dire guarda è una situazione di merda, e lì magari ti risponde con un altro gesto che dice ah sì, proprio una situazione di merda, eccetera eccetera. E quindi cosa mi ha fatto venire in mente questo? Mi ha fatto venire in mente che, riportandolo al business ovviamente, quello che dobbiamo cercare di creare noi è un ambiente in cui le persone sono diciamo portate a pensare
o trovare persone che pensano come noi, quindi creare un gruppo unito per il quale diciamo che percepisce di condividere la stessa sorte. Nel mio caso, un gruppo che percepisce di condividere la sorte di diventare milionari, di cercare di far di tutto per diventarlo, perché non si può lavorare fino a 60 anni e passa e non si sa neanche se ci si arriva e non si sa neanche quanto si prenderà quando ci arriverà. Quindi trovare un gruppo del genere con cui condividere queste cose e poterlo avere come utente medio è una figata, perché appunto tu sai che con questa persona o con queste persone è un rapporto speciale, quindi è un rapporto privilegiato, perché appunto condividi le stesse cose, sai cosa pensano, quello che pensa loro bene o male lo pensi tu, vi confrontate e potete appunto fare niente, riuscire ad avere comunicazioni molto più easy. Nel mio caso, ad esempio, rilascio il libro a 1000 persone che sono tue fan, diciamo, è ovvio che i download non rimangono a 3, ma vanno molto più su. Ma il fatto di creare una comunità non è una cosa immediata e va fatto pian piano, ma questa è una riflessione che mi è venuta ieri, quindi non era neanche creare una comunità, non era neanche quello che stavo cercando di fare, però appunto è sicuramente una cosa interessante da tenere a mente se volete cercare di fare qualcosa. Detto questo, ragazzi, vado, ci sentiamo domani mattina e scaricate il libro, cioè iscrivetevi al newsletter, che basta quello per poterlo fare. C'è una form sulla spalla destra del sito, che è mobile in fondo, o alla fine di ogni articolo, c'è. Quindi fatelo, e se non l'avete fatto finora, appunto, per favore, se mi dite il perché, mi fate un piacere enorme, così capisco cosa c'è da migliorare, cosa sbaglio essendo convinto di farlo giusto. Quindi tutto questo un gran favore. E inoltre votate il podcast, perché ormai siamo già a 6 voti 5 stelle e bisogna arrivare a 10, dai, obiettivo 10, e quindi famolo. Bene, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao ciao.